Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Inizio col dire che grazie alla videosorveglianza e ad alcune segnalazioni siamo riusciti a risalire ad alcune persone che in alcune vie del paese hanno abbandonato gli escrementi del loro amico a quattro zampe. Bene, queste persone sono state chiamate dall'ufficio di polizia locale e sono state multate. Lo dico perché è importante sempre segnalare il luogo dove si trovano non solo gli escrementi ma anche l'abbandono di rifiuti e segnalarlo all'ufficio di polizia locale, di modo che le telecamere possono essere visionate e poi si va a recuperare i responsabili. Passiamo agli eventi del fine settimana. È un fine settimana molto importante perché domani è il 4 novembre e nel calendario delle feste istituzionali ricorre l'anniversario della battaglia di Vittorio Veneto ed è quindi la festa dell'unità nazionale e delle forze armate. Il comune quest'anno, insieme alle associazioni, tra cui AMPI e altre associazioni, si è preparato per celebrare in modo solenne questo anniversario. Il tutto partirà sabato 4 novembre alle ore 15 nella sala pluriuso della Biblioteca Comunale Enzo Biagi, dove ci sarà il professor Giancarlo Restelli che parlerà di come è scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Da appassionato di storia vi dico di andare perché è un racconto sicuramente molto interessante. Sempre sabato alle ore 18 presso la biblioteca, sempre allo stesso luogo, prosegue la rassegna del Caffè con l'autore con Renato Ornaghi che ci parlerà del Sentiero di Leonardo, un viaggio che parte da Milano per arrivare a San Bernardino attraverso i paesaggi immortalati nelle sue opere. Domenica 5 celebreremo appunto la giornata dell'Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate. Lo faremo con un programma che inizierà alle ore 10 con la messa in San Gaudenzio. Al termine della messa ci recheremo in corteo, accompagnati dalla banda Giuseppe Verdi di Varese, al Monumento dei Caduti e alla Cappella dei Caduti all'interno del cimitero. Una cerimonia comunque solenne e sobria per ricordare questo avvenimento. Sempre domenica alle ore 17, ma nella sala camino del Castello Visconteo, ci sarà inaugurazione della mostra di Raimondo Colantonio, 100.000 gavette di ghiaccio, dedicata alla campagna di Russia nell'inverno del 1942. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, speriamo che sia un po' meno piovoso di tutto il resto della settimana che c'è stata fino adesso, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.